Siamo al Pala Botteghel, chiaramente si allena la Red Elvis Reggio Calabria. Una notizia ha fatto veramente il giro del mondo cestistico. Che sta succedendo? Si parla di nuovi incarichi, di nuove riunioni. Che cosa bolle in pentola? Buonasera a tutti. Probabilmente, diciamo, con Luigi Di Bernardo stiamo arrivando ad un accordo e probabilmente, diciamo, si spera che prenderò la carica del nuovo presidente di questa società. Quali sono le ambizioni e i programmi per questa squadra? Che cosa bolle realmente in pentola? Diciamo, per adesso è un periodo un po' negativo perché i risultati non si stanno venendo a mancare, perché penso che siamo la prima squadra del campionato che abbiamo avuto il numero maggiore di infortuni. Però non sta a me a dirlo, basta guardare i componenti della nostra squadra per un futuro migliore. In sintesi, girone di andata chiaramente molto molto tribolato, tante sfide perse, tanti e tanti infortuni. Adesso si guarda con fiducia e con la conferma chiaramente verso Checco d'Arrigo, verso un rush finale di campionato ed un playoff che ancora deve emettere qualsiasi tipo di verdetto. Sì, hai ben detto. E noi speriamo ora al più presto di recuperare sia Ginai sia Zampogna per il nostro quintetto, diciamo, base. Perciò ora cercheremo di fare nelle prossime partite di avere più vittorie possibile e di arrivare nelle prime sei e poi avere la squadra, diciamo, al meglio e per giocarcela fino alla fine per arrivare il più in alto possibile. La società come sta? Sta bene? Tutto ok? Sì, io, diciamo, mi sono avvicinato da circa 2 mesi in modo, diciamo, molto più ravvicinato alla squadra. Ed, sia oltre, diciamo, a essere come main sponsor come Redel, mi sono, diciamo, da parecchio mi sto avvicinando, mi sta appassionando e posso dire che la squadra è, diciamo, in ottima salute e penso che nel settore giovanile, penso nella provincia di Reggio Calabria, oggi come oggi, penso che sia una delle società più sane e che sta creando una struttura guardando il futuro. Qual è l'obiettivo da oggi, 2013, al futuro di questa società? Allora, come avevo detto già in precedenza, diciamo, siamo ambiziosi, diciamo, il nostro obiettivo non è imminente, però è la Serie B. Lo dico oggi, diciamo che siamo in una situazione di classifica, diciamo, che non rispecchia i valori, diciamo, della nostra squadra. Quest'anno cercheremo di arrivare il più in alto possibile. Abbiamo fatto, diciamo, molte modifiche a livello strutturale nella società, avendo acquisito sia Antonio come team manager, probabilmente ci sarà la mia nuova figura come presidente, stiamo acquisendo altri sponsor, perciò si sta lavorando molto, diciamo, dietro le quinte. Si sta cercando di creare, diciamo, una base per il futuro. Chiaramente il nostro amico Cristian Gemelli non se ne va, resta sempre un membro. No, questo mi sembra una cosa azzardata, diciamo, è ovvio, diciamo, che avendo creato la società insieme a Di Bernardo, voglio dire, pure per impegni suoi personali o di lavoro, diciamo, rimarrà sempre all'interno della società.